Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Io sono Clara, mi chiamo Clara Monaco su Instagram e sono una personal trainer sia online che di persona. Lavoro in una palestra che si chiama Anytime Fitness a Verona. Oggi vi volevo portare in una mia giornata in cui lavoro però online, non lavoro in palestra, mi alleno, mangio, quindi vi faccio vedere cosa mangio quando mi alleno e in più volevo anche farvi vedere la mia spesa settimanale, perché solitamente il lunedì faccio una super spesa e mi va bene per tutta la settimana, così non devo andare continuamente al supermercato. Oggi appunto è lunedì, vengo da un weekend in cui ho mangiato un po' più del solito, ma senza esagerare, avevo un impegno con dei miei amici sabato sera per un sushi e poi ieri, che era domenica, ho aiutato un mio amico a sistemare casa, in realtà ho più coordinato i lavori, però va bene, e quindi ci siamo fermati lì, abbiamo mangiato una pizza e ho mangiato un po' più del solito, sì, però sono arrivata ad un punto del mio percorso in cui vivo il cibo e le mie uscite con estrema serenità e quindi so assolutamente ascoltarmi, anche avendo davanti un sacco di cibo buono e l'occasione di esagerare col cibo, non mi viene questa voglia, proprio perché io vivo la mia quotidianità alimentare con assoluta serenità, come un'occasione di stare insieme ai miei amici, socializzare. A questo punto ci sono arrivata, direi, in anni. Il mio rapporto col cibo non è mai stato così finora, quindi sono contenta di portarvi con me nella mia routine per farvi vedere come mi organizzo e come appunto riprendo dopo un weekend in cui ho mangiato un po' di più. Spoiler, come riprendo? Assolutamente in modo normale, quindi riprendo la mia routine come niente fosse stato, anche perché non ho esagerato col cibo, senza sentirmi male, senza sentirmi troppo appesantita e troppo gonfia, quindi io oggi mi sento alla grande. Riprendiamo con la routine da dove eravamo rimasti venerdì. Questa secondo me è la tattica migliore da mettere in pratica, anche se avete esagerato un pochino col cibo nel weekend, il lunedì partite come niente fosse stato. Questo perché se riprendete il lunedì restringendo, mangiando meno, vi sentirete sempre più affamati e sarà più facile poi ricadere in episodi di, non dico binge eating, ma abbuffata magari sì. Adesso vi faccio vedere la colazione e poi tutto il resto della giornata. Spoiler, sono una pessima vlogger e quindi mi sono dimenticata di registrare la colazione, però ce n'è metà. Mi sono ricordata a metà di registrarla, quindi vi lascio questa clip. Buongiornissimo da una pessima youtuber che si è dimenticata di filmare la colazione. Questa è crema di riso al cookie, proteine al cioccolato, mela, noci e cioccolato fondente. Dopo che ho mangiato il mio pre-workout, ho questo bicchiere qua, che ovviamente riempirò d'acqua, con aminoacidi essenziali e glucosamina. Questi li integro intorno all'allenamento quando mi alleno e servono per completare il profilo aminoacidico delle fonti che assumo. Aiutano quindi la sintesi proteica e facilitano il recupero, mentre la glucosamina è per le articolazioni, perché ho le articolazioni un po' deboli. Adesso non ho più problemi, però una volta avevo tanti problemi e questa mi ha aiutato un sacco, la uso per prevenzione anche. Questo invece è potassio, che assumo sempre prima di allenarmi e poi dopo lo integro tramite alimenti che poi vedrete. Ragazzi, eccomi qua, sono tornata all'allenamento, come vedete, da capelli, faccia, segno della borsa, vabbè. Comunque mi sto preparando il post workout. Ho preso ieri al supermercato queste patate già pronte perché non avevo tempo di bollirle. Mi sono accorta che avevo un po' il décolleté fuori. Comunque io solitamente le faccio bollire il giorno prima o anche due giorni prima, insomma le meal preppo. Qua c'è la Lily che stanno usando le patate e solo che non avevo tempo ieri e quindi ho preso queste qui già pronte. Sono proprio in porzioni da 500 grammi che mi farò tutta. Che bello, le sciacquo, le taglio a metà e le metto in friggitrice ad aria. Ok, come post allenamento, come vedete, ho le patate cotte in friggitrice ad aria, il pollo lì sommerso, un pochino di insalata e sopra ho messo sale e olio d'oliva, così a crudo, creatina e aminoacidi essenziali che ho già bevuto diluiti in tanta tanta acqua. Mi raccomando, la creatina dissolvetela bene in acqua e basta, adesso mangio tutto che c'ho fame.
Allora, io ho finito di mangiare. Appena dopo pranzo mi sono messa a editare un reel che uscirà presto nel mio Instagram. Sto ultimamente postando vari reel tecnici che sono molto utili anche da dare, da far vedere alle mie ragazze del coaching, ma ovviamente essendo su Instagram sono fruibili da tutti. Quindi se ancora non mi seguite, Clara Monaco. Oggi faccio un reel sullo stacco rumeno, come sentirlo sui glutei. E quindi sto editando la parte del video e poi faccio un voice over, quindi faccio una registrazione vocale per dare una tip che ogni volta che la spiego alle mie ragazze delle lezioni personal capiscono subito come fare l'esercizio. Adesso sto facendo questo, poi mi metto a lavorare per le mie ragazze del coaching, perché ho varie chat a cui rispondere e basta, questo sarà il mio pomeriggio. Eccomi qui, sono qua con la Lily, sono circa le 4:30, quindi mi è venuta un po' fame. Io in realtà mangio non appena mi viene fame, sia post allenamento che a merenda cena. Cerco proprio di ascoltarmi, ma in generale mi viene fame più o meno agli stessi orari, verso le 8-9, poi verso l'ora di pranzo 13-14, verso le 16-17, poi verso le 20, quindi molto standard come orari per mangiare. Allora, vi voglio far vedere questo dolcetto che ho preparato ieri, fatto con quinoa soffiata. Questa qua è di Prozis, ma ci sono un sacco di cereali soffiati su Prozis, c'è anche l'amaranto, il riso, il farro, il grano saraceno, c'è veramente di tutto. Io avevo la quinoa aperta, quindi ho usato questa. Poi ho messo lo yogurt greco e l'ho dolcificato con Yummy Drop al lampone e alla vaniglia, ho fatto due gocce e due gocce. E poi ho messo sopra cioccolato fondente sciolto, l'ho fatto sciogliere in microonde e l'ho versato sopra, e poi il burro di pistacchi, che potevo mettere oggi perché ha cambiato un po' colore, stanno in frigo. Questo burro di pistacchi è fenomenale, ma come anche il cioccolato, ormai lo sapete, lo uso sempre, e vedete che stando in frigo tutta la notte ha formato una patina dura, sembra tipo il magnum, quello lì che si spezza. E niente, quindi adesso lo testerò per la prima volta. Prima voglio fare delle storie per Instagram, anche se non è venuto molto bello, però spero sia buono. E poi vi faccio sapere com'è. Io d'estate non ce la faccio più a mangiare i porridge, vado di questi ciotoloni di yogurt con appunto i cereali, oppure anche la frutta con sempre yogurt e cereali. Tutte cose fredde perché si muore, raga. Allora ragazzi, adesso voglio fare un video per Instagram, però voglio anche filmare per voi, quindi cercherò di fare una cosa multitasking. Faccio il video, però voi non vedete. Dovrò farlo con la mano destra. Allora, pronti, attenti, via. Questo è il dolcetto. Come vedete ci sono più cereali che yogurt, questa è colpa mia che sono in super bulk, quindi ho usato un sacco di cereali, però insomma, prossima volta magari metto un po' di frutta anziché i cereali e stesso quantitativo di yogurt. Voto 9 su 10 raga, venuto super super buono. Prossima volta anziché le Yummy Drop al lampone ci metto direttamente la frutta, così viene un po' più cremoso, meno sabbioso. E metto solo le Yummy Drop alla vaniglia, mi sa. Però devo dire che è molto molto appagante con questo caldo. Buonasera ragazzi, io ho lavorato un po', poi ho fatto una doccia perché sta venendo fuori un caldo e io non lo so, sono un po' insofferente in questi ultimi tempi, perché davvero non vedo l'ora arrivi l'autunno, perché io non amo l'estate di per sé, ma soprattutto con questo caldo per me è una cosa invivibile. Sono qui per informarvi di una cosa secondo me super interessante per voi, ovvero che su Prozis ci sono degli sconti allucinanti, fino al 50% in tutto il sito, anche nei nuovi prodotti. Oltre agli sconti però cosa abbiamo? Doppi punti che si trasformano nel doppio degli omaggi che potete prendere dopo ogni ordine. E in più ogni 3 giorni c'è un nuovo omaggio a sorpresa per gli ordini sopra i 69 euro. Oltre a tutto ciò c'è la possibilità di partecipare a un giveaway che sto organizzando appunto io, con ovviamente in collaborazione con Prozis. Questo giveaway vi dà la possibilità di vincere un coupon del doppio del valore del vostro ordine. Cosa dovete fare? Voi dovete mandarmi lo screen dell'ordine che effettuate con i codici
Fanwix e Clara M. Lo screenshot di questo ordine potete mandarmelo o su Instagram, io mi chiamo Clara Monaco, quindi sui messaggi di Instagram, oppure a questa mail che lascio in sovraimpressione, clara.monaco con due O, @gmail.com. Una volta che mi mandate l'ordine, io cosa faccio? Registro il vostro nome, poi il 9 agosto estrarrò il vincitore. Il 9 finiranno tutte le promozioni. Avete tempo quindi fino al 9 di agosto per avere sconti, omaggi, ma anche per partecipare a questo giveaway. Quindi se mi mandate un ordine di, non so, 30 euro che avete effettuato nel sito, potreste vincere un coupon da 60 euro. Questo coupon è spendibile liberamente nel sito, quindi nei prodotti che più vi piacciono. Non è il classico giveaway che vi dà un sacco di prodotti ma che magari non usate. Potete prendere quello che volete. Occasione veramente super. Oltre agli sconti avete anche un sacco di promozioni e appunto questa grande possibilità di vincere dei prodotti top, perché poi li sceglierete voi secondo quelli che più vi piacciono. Spero che questa info vi sia stata utile, nel caso ci sentiamo nei messaggi. A proposito di Prozis, vi faccio anche vedere che questo è un costume che ho preso nel loro sito e mi sono accorta che nella clip precedente ce l'avevo storto, quindi adesso ho rifilmato la clip per farvelo vedere dritto, perché sì, io lo uso semplicemente come un top con questa gonna qua. È anche molto di qualità, tutti questi dettagli. Volevo farvi vedere cosa ho preso al supermercato. Allora, partendo dalle proteine, qua ho due confezioni di yogurt greco, della tartare che andremo a mangiare stasera, albume, questa mozzarella più leggera, in realtà penso abbia sui 10 grammi di grassi per porzione, una roba del genere. Sì, 11. E quindi mi si inserisce bene nel mio piano alimentare. Questo è petto di pollo. Poi ho finito con le proteine. Con le verdure ho preso la valeriana, che ultimamente mi piace un sacco, soprattutto da mangiare con la mozzarella. Finocchi, patate, vabbè non sono verdure però, insomma, le patate, fagiolini, pomodori, poi niente, finita la verdura, ho le gallette di riso, ne ho prese giusto un paio di confezioni che non si sa mai, il pane di segale e questi spaghetti di riso che in realtà non ho preso oggi, ho preso ieri, però volevo farveli vedere perché sostanzialmente sono appunto spaghetti di riso che andate a bollire un 6 minuti nell'acqua e dovrebbero essere pronti, ancora non l'ho provati, dovrei inventarmi delle ricette o anche della salsa di soia se non sbaglio, quindi potrei fare una roba un po' orientale. Pesche, fragole e mirtilli come frutta e basta. Ah, questo invece è tè zero, che è molto molto buono, non so se l'avete mai provato, però questa marca fa dei tè buonissimi, ma fino a qualche anno fa erano tutti con gli zuccheri dentro. Questo invece è totalmente senza zuccheri ed è strabuono. Questa è stata la mia spesa, a parte il pollo, anche del pesce, tipo del merluzzo in freezer, ho le scatole di tonno, quindi un pochino vario, però questa è la base della mia dieta. Allora, stasera ho ancora insalata perché non c'avevo voglia di accendere fuochi, niente, però la tartare, queste sono gallette, ho un po' gallette normali e un po' di queste qua, che ho preso dalla galletteria, e queste sono gusto barbecue, ma ho assaggiato bene o male tutti i gusti. Questo è un sito che fa gallette aromatizzate, sia dolci che salate, e quindi niente, non ho ancora mai assaggiato però queste qua al barbecue. E qui invece ho olio d'oliva, olio al limone, che farò un mix, e poi ho del sale. Ciao ragazzi, allora scusate il look, però è sera, sono anche qua coi bendaggi che sto facendo un po' di meal prep. Sto bollendo le patate, come vedete lì. Poi ho qui del pollo con i fagiolini e questi sono i contenitori delle patate. Quindi poi metto tutto in ordine la cucina, solo che l'ho posticipato dopo il meal prep. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. È giusto una giornata tipo della mia alimentazione, però avete avuto una insight in più sulla mia dieta perché avete visto anche la mia spesa settimanale. Tempo di salutarvi. Se questo video vi è piaciuto mettete like e commentate, e se volete contenuti più quotidiani seguitemi su Instagram, che trovate su Clara Monaco. Ciao a tutti!